Amici, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo di questa bellezza che è una Ruffini, come già la 1954 che vi ho fatto ascoltare qualche settimana fa, ma questa volta la macchina del tempo si ferma qualche anno prima, nel 1962, anno dal quale prendiamo ispirazione, cioè non anno, nel senso chitarra di quell'anno, che vanno ad ispirare questa Stratocaster, che per una serie infinita di aspetti, diciamo il 90%, è veramente molto simile a una 62. Secondo me, vi dico già, è una chitarra un po' rivista e attualizzata. Cioè, la 62 suona sostanzialmente così. Però, uno, per esempio, non ha il 5 posizioni. Due, in generale, ha dei suoni un pochino più rivolti al mondo blues, blues rock. Questa, se si spinge con la distorsione, ti segue alla grande. Quindi in generale direi partiamo da lì, ma ci portiamo avanti con gli anni e con i generi musicali. Detto questo, ve la faccio ascoltare, ma abbiate pazienza, io quando suono una Strato di questi anni qua vado sempre a finire in ottica John Mayer, può fare tante altre cose, quindi abbiate pazienza, godetevi questo video perché c'è tanta roba dentro e niente, come sempre commentate, fatemi sapere se vi piace, bla 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 bla, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ascoltate. Ho cercato di farvi ascoltare diverse sonorità cambiando un pochetto i pickup. In particolare ho usato la posizione 2 o 4, insomma non ho mai capito come si chiama, quella con centro e ponte, e il pickup al manico perché sono molto molto lontane. Il pickup al ponte da solo, come su ogni tipo di Stratocaster di questo tipo, è un pochino più sottile rispetto ad avere un humbucker, ma ci mancherebbe, perché è un single coil normalissimo, ma nel momento in cui si spinge sull'acceleratore arriva a queste saturazioni qua. In questo caso ho usato il 1987 di Nabla per spingere appunto sull'acceleratore e tirar fuori dei suoni un po' più grossi, ma ve l'ho fatto subito sentire per farvi capire che effettivamente si può raggiungere un suono bello rocchettaro. Tornando a suoni un po' più puliti, faccio ancora sentire questa roba qua di uno abbastanza bravo e abbastanza famoso, e poi passiamo direttamente, senza più passare dal via, sullo strumento un pochino più da vicino, così ve lo faccio vedere e ve lo spiego, tanto più o meno avete capito fin dove può arrivare. Eccoci sullo strumento, che come potete vedere si presenta in un bellissimo Daphne blu. Per quanto riguarda il body, è in alder, ovviamente, perché stiamo parlando di quegli anni lì, anni 60, e il relic è decisamente moderato, c'è qualche botterella qua, qualcosina qua sotto, se giriamo la chitarra sul lato c'è qualcosa qua e qualcosina qua sopra, niente di che, così anche chi non ama il relic eccessivo si trova a casa, ma le dà comunque un senso, perché effettivamente una chitarra degli anni 60 intonsa non avrebbe molto
molto senso, appunto. Per quanto riguarda l'elettronica, tre pickup artigianali italiani sono Mama, il modello esatto del 60, proprio perché qua ci stiamo rifacendo una chitarra del 62. Unica concessione, il selettore a 5 posizioni in luogo del 3, che era effettivamente utilizzato all'epoca. Secondo me, come vi dicevo già per la 54 Rufini, che vi ho fatto ascoltare qualche settimana fa, è una cosa corretta, perché comunque bisogna avere quelle due posizioni in mezzo, la 2 e la 4, che ormai sono diventate iconiche. Ponte 6 sellette classico, notate che bella che è la mascherina mint green, che appunto sa di super vintage. Passiamo al manico. Manico che è ovviamente in acero, con un bellissimo taglio di quarto, tra l'altro debolmente fiammato, si intravede appena la fiammatura, ma non è così importante, Leo neanche le amava granché. Se passiamo sul davanti, quindi sulla tastiera, troviamo un bellissimo palissandro indiano. Guardate che bello come dà appena appena sul rosso e quanto è compatto. Veramente questo è un bellissimo pezzo di un'essenza che in questo momento si sta utilizzando un po' meno per vari problemi dovuti al fatto che è diventata in parte specie protetta. Comunque questo è un altro discorso. Il top che si può trovare, notate anche dietro quanto è bello il relic appena appena leggero, che si vede appena appena, ma le dà il senso del vintage. Veramente bella. Ora che vi ho fatto vedere tutto lo strumento, direi che vi faccio ancora ascoltare questa roba di Hendrix. E tanto per gradire, un pochetto di cazzeggio ai gain. Qua stavo proprio suonando, non dico a caso, ma stavo testando i suoni, però secondo me è utile proprio perché queste cose non preparate fanno uscire fuori le sonorità pratiche, come sono, bam, dritti in diretta. Qua c'era il 1987 di Nabla, bello spinto sul pulito del Sirieton. Insomma, per arrivare alle conclusioni, una parte ve l'ho già detta a inizio video: una chitarra molto riuscita, primo, con tanti suoni, secondo, e con tanti suoni attuali, cioè se ci vuoi suonare pop, rock anche un pochino più spinto, insomma ce la fai senza alcun problema. Nota di merito, il ponte, raga, il ponte è una bomba, come già sulla 54, ti viene proprio voglia, dici mamma mia, adesso faccio tutto il piccolo Jeff Beck, magari ragazzi, magari, comunque giochi un pochino e ci provi, insomma, avvicinarti a Jeff Beck. Il manico, non ve l'ho ancora detto, forse non l'ho neanche detto prima nella spiegazione, non l'ho detto, è abbastanza importante, è una D, nonostante questo è molto comodo, cioè a me piacciono i manici importanti, grossi, dove ti va a riempire proprio questa parte qua di mano. Capisco che non sia così per tutti, ma vi direi non spaventatevi, perché se un manico è fatto bene, ho già avuto occasione di dirlo in altri momenti, se un manico è fatto bene è un manico comodo, a prescindere dalla dimensione qua, dal radius 7,25 che è il più vintage di tutti. Se è fatto con senso, andando a bilanciare tutti gli ingredienti, è molto molto suonabile. In generale, chitarra paurosa per il prezzo, magari vi scrivo qualcosa in descrizione, perché eventualmente un domani, come sempre, il video invecchierà, ma io ve lo aggiorno. Qua sotto in descrizione date un'occhiata anche magari su gastio.it, anche questo in descrizione, per l'articolo un po' più completo, e seguite Rufini, raga, su Instagram, su Facebook, insomma, date un'occhiata agli altri lavori perché meritano un casino. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate bla 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 tutto il resto, ci si vede al prossimo video. Ciao.